fa caldo, fa molto caldo, l'estate è in furia già con questa ondata di calore. E qual è l'animale che più si trova a suo agio in questo caldo umido? Ma naturalmente la zanzara. La zanzara da noi qui in Italia, in Europa, è una fastidiosa presenza. In altri posti del mondo invece causa delle malattie molto gravi, come la malaria. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno muoiono 650.000 persone a causa della malaria, soprattutto bambini nelle zone africane. Ora si è pensato, un gruppo di scienziati dell'Università della California ha pensato di creare una zanzara geneticamente modificata, la quale sarebbe incapace di trasmettere la malaria. Questa zanzara, una volta inserita nell'ambiente, soppianterebbe l'Anopheles stephensi, la comune zanzara che porta la malaria, e praticamente la malaria verrebbe debellata. E sembra una cosa bellissima poter sconfiggere una malattia così grave che causa così tanti morti, ma dobbiamo sempre chiederci, una volta inserita questa zanzara modificata geneticamente nell'ambiente, che cosa potrà determinare, perché è naturale che la situazione potrebbe sfuggire di mano e nessuno può dire in che modo. Questa è la cosa ancora più pericolosa, per cui su questi studi bisogna stare molto molto attenti. E mi viene in mente una vecchia notizia a proposito di zanzare geneticamente modificate di alcuni anni fa, una notizia che è al limite della fantascienza, quella di alcuni scienziati che volevano creare delle zanzare geneticamente modificate che iniettavano vaccini contro la malaria e contro l'AIDS. Ora immaginate un po' se questo scenario si possa verificare, soprattutto se queste zanzare, che invece di iniettare vaccini potessero iniettare dei veleni, potrebbero diventare delle armi biologiche estremamente potenti e terrificanti. Insomma, l'uomo dovrebbe imparare ad allearsi con la natura, secondo me, e non combatterla perché ne esce sempre perdente. Grazie, alla prossima.